Oggi vi parlerò di un argomento meraviglioso, il disturbo della personalità narcisistica. Con quello che rimane della serietà che mi contraddistingue, inizio a dirvi che i mass media, col loro culto della celebrità e il relativo contorno di fascino e richiami sensazionali, hanno fatto dell'America un paese di fan di spettatori, dando corpo e sostanza ai sogni narcisistici di fama e gloria, incoraggiando l'uomo comune a identificarsi con gli idoli dello spettacolo e a odiare la massa, moltiplicando le sue difficoltà ad accettare la banalità dell'esistenza quotidiana. Ciao a tutti e benvenuti nel mio canale. Oggi tratteremo un argomento vasto e per certi versi anche complesso, che è quello del disturbo della personalità narcisistica. Io ci tengo a premettere che non sono un medico, non sono un coach, nulla del genere. Io semplicemente ho approfondito questa materia, diciamo, per un paio di anni, in diverse, diciamo, ramificazioni di questa materia, e sicuramente vi posso informare dei punti proprio più importanti, proprio per riconoscere se chi avete al vostro fianco, oppure se anche voi stessi potete avere questi disturbi, diciamo, narcisistici. Ok, allora inizio col dire che ci sono prevalentemente due modalità identificate, e sono quello di overt e covert, sulle quali a chi è affetto da questo disturbo di personalità opera. Va bene, quindi il covert indica un tipo di narcisista particolarmente difficile da riconoscere e individuare. Le principali caratteristiche del narcisista covert è quella, diciamo, di dare agli altri un'immagine di sé impeccabile, rispettabile e anche benevola. Difficilmente e solo in pochi casi, diciamo, manifesta caratteristiche ben più inquietanti, come possono essere la inflessibilità, la mancanza di empatia, l'aggressività. Per quanto riguarda la tipologia overt, magari spesso citata anche a volte a sproposito, è quella del, diciamo, narcisista maligno o narcisista perverso, e questa tipologia di disturbo della personalità unisce alle caratteristiche, diciamo, del narcisismo patologico anche una dose di sadismo e aggressività. Si tratta di persone che non si limitano alla mancanza di empatia, ma che provano piacere nel fare male agli altri. Spesso questi tratti vengono manifestati, diciamo, in persone che commettono dei reati legati a violenza domestica o abusi. Va bene. A questo punto, dopo aver definito questi due aspetti, andiamo a vedere proprio come riconoscere un narcisista. Va bene? Allora, non tutte le persone, diciamo, innamorate di se stesse sono narcisiste, ok? Ma nel senso proprio patologico del termine. E nel complesso quadro di queste personalità c'è una scala di narcisismo più o meno gestibile. Per spiegare meglio, farò qualche esempio di comportamenti narcisisti e frasi tipiche del narcisista. Ok? Iniziamo a parlare della conversazione. Il narcisista ama parlare di se stesso e non ti dà la possibilità di avere un dialogo, ovvero di avere una conversazione bidirezionale. Se tra un racconto e l'altro ti capita di lottare per dire la tua, è molto probabile che stai parlando, anzi stai ascoltando, una persona molto concentrata su di sé. E se riesci finalmente ad avere udienza, sappi che le tue opinioni potrebbero essere corrette, respinte o addirittura ignorate. Un'ulteriore prova è la continua interruzione da parte del tuo interlocutore che,
facendo fatica a tollerare che l'attenzione non sia su di sé, cerca di rispostarla continuamente. Insomma, il narcisista mostra decisamente poco interesse per gli altri. Va bene. Un altro aspetto è che mostra disprezzo verso gli altri. Spesso il narcisista ne ha una per tutti, senza curarsi di nascondere le proprie critiche, che spesso sono esagerate, verso gli altri. A sentire i suoi discorsi, lui è un modello di intelligenza e sa affrontare la vita meglio degli altri. Adora raccontare i suoi successi. E proprio questa sua abilità nella vita, diciamo che lo autorizza proprio a giudicare gli altri. Va bene? Correlato a questo senso di superiorità è proprio il comportamento di calpestare gli altri, ignorando concetti come rispetto e sensibilità. Un altro punto è che punta ad essere, diciamo, oggetto di ammirazione. Molti narcisisti provano piacere nel fare azioni grandiose che impressionano gli altri. Il fine, diciamo, di queste, chiamiamole, esibizioni è farsi ammirare da ogni punto di vista, diciamo, fisico, romantico, sessuale, sociale, religioso, professionale, culturale, chi più ne ha più ne metta. In queste situazioni il narcisista usa le persone, o più in generale, diciamo, usa il contesto in cui vive per avere gratificazioni. Il messaggio che lancia è: sono meglio di te, oppure guarda quanto sono speciale, oppure guarda quanto sono degno di ammirazione da parte proprio del mondo intero. Ok? È per questi motivi che i narcisisti si aspettano un trattamento esclusivo da parte degli altri. Spesso, diciamo, il loro pensiero implicito è che gli altri siano pronti a soddisfare le loro esigenze, possibilmente subito e senza dare nulla in cambio. Nella loro mente il mondo, diciamo, che ruota intorno a loro. Un altro aspetto è che mostra, diciamo, un interesse effimero verso le persone. I narcisisti sanno essere molto carismatici e attraenti. Quando sono interessati a te, diciamo per la loro gratificazione, ti fanno sentire molto speciale e fanno di tutto per conquistarti. Quello che fanno è, diciamo, quell'aspettativa che hanno, diciamo, nei tuoi confronti, ok? Tuttavia, una volta perso questo interesse, riescono a farti scendere dal piedistallo con una rapidità disarmante e senza neanche porsi molti scrupoli. Il loro interesse verso le persone è effimero ed è spesso alimentato dalle attenzioni che riceve in cambio. Questi in sostanza sono tutti dei rimedi per proprio le mancate aspettative alla propria fragile autostima. Ok, perché il narcisista ha una fragile autostima. Una volta che è sicuro di aver conquistato l'altro, si annoia e ha bisogno di altre conquiste per confermare di essere piacevole. Va bene? E in effetti uno dei classici comportamenti di queste persone è il cosiddetto orbiting, va bene? Che cioè è sparire senza spiegazioni per poi rifarsi vivo tramite social, diciamo così, in maniera aleatoria, con commenti o semplici like. Un altro punto è, diciamo, che ricerca attenzione attraverso le emozioni negative. Ok, molti narcisisti godono nel fatto di suscitare nell'altro emozioni negative, come ad esempio il senso di colpa o la tristezza. Questi sono tutti sentimenti che rappresentano dei mezzi per attirare proprio l'attenzione su se stessi.
e, essendo molto sensibili alle critiche, strumentalizzano, diciamo, le proprie reazioni alle opinioni contrarie, appunto, per aumentare il senso di onnipotenza e controllo sugli altri. Ti faccio un esempio: ti mostro che sto così male perché tu mi hai criticato. Così tu proverai un grande senso di colpa nei miei confronti e in questo modo io ti avrò in pugno. Ok? Allora, diciamo che non è detto che la critica negativa susciti un'aspra discussione, ma può anche indurre una reazione di mutismo. Di sicuro il modo di reagire è distruttivo, non certo costruttivo verso, diciamo, un confronto che possiamo definire, diciamo, autentico. Va bene. Allora, un altro punto è che il narcisista si percepisce come una personalità grandiosa. Va bene. Quindi andiamo a vedere che i narcisisti si percepiscono come persone speciali, dotate di caratteristiche uniche e ammirevoli. Alcuni credono davvero di essere molto importanti e insostituibili, e supponendo che gli altri non possono vivere senza il proprio magnifico aiuto. Ancora una volta ho salvato l'umanità dai problemi, questo è un esempio, quindi senza di me nessuno può far nulla. Ok. Un altro punto, credo sia comune a tutti, è che tende a manipolare gli altri. I narcisisti usano gli altri come un'estensione di loro stessi, ok? Questo tratto, diciamo, della personalità si manifesta in una doppia modalità, ovvero la proiezione sugli altri dei propri desideri irrealizzati, e anche qui vi porto, diciamo, un paio di esempi. Allora, se mio figlio non cresce fino a diventare un giocatore di calcio professionista, lo rinnego. Ok? Oppure un altro esempio è: stai diventando bellissima come me, ovvero tua madre. Ok? L'altro punto è la strumentalizzazione del senso di colpa degli altri. Anche qui vi porto un esempio: ti ho dato tanto e tu sei così ingrato. Ok, allora io qui mi fermo. Sarei felice di essere stato utile per qualcuno di voi, e ovviamente questa tematica ha tanti altri aspetti che meritano sicuramente altre analisi. Ormai sapete bene che questo dipende anche da voi, attraverso la vostra curiosità o spirito partecipativo potete comunicarmi domande o richieste attraverso i commenti del canale. Io vi ringrazio per l'attenzione, ci si vede nel prossimo video. Ciao!